La nostra azienda è specializzata nella produzione di componenti meccaniche di precisione, con lavorazioni particolari come tornitura e fresatura delle singole parti. Operiamo nel settore delle lavorazioni di precisione per conto terzi, con lotti a disegno e parti complete di impianti già assemblati. Il nostro reparto produttivo è costituito da macchine per taglio, tornitura, fresatura e lesatura per piccole e medie serie. La qualità finale è rigorosamente controllata e quindi garantita. Ci trovi a Comenduno di Albino sulla via provinciale, telefono 035 75 5260. Ben ritrovati a tutti amici appassionati di biliardo, eccoci qui a quello che è il terz'ultimo appuntamento del campionato, poi naturalmente ci saranno le fasi per quanto riguarda tutte le squadre, le fasi diciamo così finali di questa stagione intensissima. Pensate che alla fine per la regular season, chiamiamola così, ci saranno ben 38 partite e poi naturalmente ci sarà uno strascico di altre partite per andare a vedere chi si classificherà primo. Comunque è una, diciamo, un torneo interessantissimo, un torneo che ha visto, come dicevamo, la presenza di 19 squadre, 12 delle quali della categoria A, mentre 7 sono della categoria C. E questa sera c'è uno scontro al vertice, testa a coda, però per quanto riguarda il campionato di B e non di C, vale a dire il circolo Enars. Vedete il rappresentante del circolo che si chiama Dino Carrara, categoria C, che affronta il nostro Renato Zanga. Dunque la partita si preannuncia interessante. È chiaro che i ragazzi del circolo Enars vorranno portarsi a casa il bottino pieno per continuare in quella che è diciamo la testa della classifica. Adesso come adesso, per quanto riguarda il campionato di B, sono a quota 145, a 143 però c'è il Barbopo, che è l'unico a insidiare da vicino i capi classifica, il Barbopo squadra 2. Poi c'è la formazione del Bar Chiari 2 con 115, lo Stadio 114, Bim Bum Bar 111, la Piazzetta 3 a 104 e noi, Leon Bar 1, a quota 72. Per quanto riguarda invece la classifica al campionato di A, in testa il circolo Enars, la prima squadra con 214, e poi con ben 19 lunghezze di svantaggio il Bar Mingo. Insomma, come a dire che sicuramente il vantaggio del circolo Enars, la squadra A, è certamente importante. Ripeto, però tutto è ancora da giocare, poi seguono le altre squadre, il Boppo, Sandri, Chiari, Giupponi, Mingo, la Piazzetta, il Leon Bar 3 e 4, la Piazzetta 2, ancora il Leon Bar squadra 2, e dicevo, seguono, vediamo che cosa decide Renato Zanga. Bianco. Dunque scambi, diciamo così, iniziali, senza che nessuno dei due stia prendendo il sopravvento. Del resto siamo proprio all'inizio. Adesso vedete Zanga che va all'accosto, 2-0 a favore di Dino Carrara. Vi ricordo poi, per quanto riguarda la seconda partita, ci sarà la coppia composta da Marco Pedrini e Cristian Agazzi, che se la vedranno contro Claudio Foresti e Angelo Algeri. Quindi la terza partita, la seconda individuale, quando Arturo Bertulezzi, l'unico di categoria B, se la vedrà con Ezio Foresti,
E poi ancora l'ultima, dove Nicola Coria e Giuseppe Maffei se la vedranno contro. E avete visto il parziale in queste battute iniziali, siamo sul 6-2, adesso però Zanga deve prestare attenzione perché ci sono i presupposti di una giocata pericolosa da parte di Dino Carrara, che ha ancora tre boccette, dunque può giocare per i 10 di colore. Vediamo come va. Il parziale sorride a Zanga, siamo sul 18-2 dopo queste battute iniziali, dunque sicuramente un vantaggio acquisito con anche relativa facilità, lo dobbiamo dire. Adesso ci prova ancora dare appunto, gioca bene e dunque mantiene il vantaggio. Questa mi sembra un po' bassa, infatti così è. Sta giocando Maluccio, Dino Carrara, che ce lo ricordavamo sicuramente molto più preciso negli accosti. Beh, non è poi difficile difficile, deve solo entrare sulla bianca. Forza è giusta, ma mi pare che non arrivi più questa, infatti vista che la giocata era piuttosto larga, un biliardo che non stringe troppo, adesso può giocarla, questa è migliore credo, ancora uguale, giocano a chi sbaglia di più, lascia il punticino 2-4 il parziale. 4-18 e Dino Carrara la possibilità della bocciata. Non la trova, però attenzione perché il Ganascino lavora, no, passa in parte. E adesso c'è sia il pallino che la boccia invitante. Zanga non vuole rischiare. Caffi Marino, che è un risparmiatore incallito, dice giocata perfetta. Io lì una bella bocciata alla bianca l'avrei data. Vediamo. Rimpallo. Favorisce Zanga.
Carrara che mi sembra piuttosto nervosetto, Carrara, tieni il punto, dai, è andata bene. Con Zanga che accosta anche bene, vediamo. Tenta la buca, non la trova. Adesso vediamo cosa può fare Zanga. Indeciso. L'unico modo per non farlo era quello lì. Uno ai bianchi, 6-18. Altro errore. Il tiro di Dino potrebbe anche rientrare, infatti eccolo lì, no, due soli. E adesso siamo sull'8-18, ha dimezzato un po' lo svantaggio con due giocate non proprio belle da parte di Zanga, che resta ancora in vantaggio del punto. Era bella, non è sfuggita, non era facile, infatti rimpalla, però rimane sotto di due punti. Qui la sbaglia Carrara. Questa mi sembra lunghetta, però ha toccato bene. E adesso vediamo. Ui, trova anche 8 punti con uno striscetto corretto. Adesso vediamo cosa decide di fare Zanga. Tre sei. Ventisei, una giocata da 14 punti non è assolutamente male. 32-8, assolutamente una giocata davvero massima, nulla da fare, pallino va nella parte superiore questa volta e sicuramente Dino Carrara non si lascia sfuggire l'opportunità della bocciata. Eccola, infatti è anche sfortunato, passa in mezzo, batte solo il birillo inferiore del castello. 10-32. Tira un giretto Zanga, assolutamente niente male, gli sta andando tutto alla perfezione. 6 punti. Trentotto-10. Questa deve solo arrivare. Deve solo arrivare, arriva infatti. Bravo, bravo. Bel punto. Cerca di giocare sostenuto, ha ragione
scarica di là il pallino, tiene il punto e la boccetta di vantaggio. E a Zanga non resta altro che andare all'accosto, un po' bassa, però tutto sommato non è nemmeno troppo male. Cerca la candelina storta, Carrara mi sembra lunghina, però colpisce pieno. 1-2, 12-38. In agguato, eccolo infatti. Quaranta-12. Qui è utile conservare questo vantaggio, Va all'attacco Carrara. Colpisce pieno. Non gli va sicuramente bene. Resta sotto il pallino, si gioca vicino ai birilli. Un po' lungo questo accosto, c'è la possibilità anche per Zanga. Lo prende. Cerca il pallino, attenzione, l'unica strada che non doveva percorrere, Lino Carrara l'ha trovata, se n'è andato in mezzo, questa è migliore sicuramente, anche se la strada è ancora quella, attenzione perché ho paura, se n'è andata, ancora stretta, larga per il pallino, stretta per appoggiarsi sulla boccetta. Dunque lascia due boccette di vantaggio. Ha giocato tre boccette, una identica all'altra. Gioca a costo Zanga. Non vuole sorprese, dice io appoggio quella bianca, posso farne anche due. Però ha toccato forse il pallino. Questa è corta. Però forse arriva lo stesso. Mi sembra corta, ma forse arriva lo stesso. Rosso 52. Ancora lontano dai birilli, non riesce a trovare la via del castello Zanga.
bello l'accosto di Dino Carrara. Gioca stretto. Questa è sicuramente migliore, il pallino dovrebbe schizzare di qua, si salva. Vedo a 36 punti da gestire. Sono sicuramente importanti. Adesso è opportuno chiudere. Leggermente aperta, però tutto sommato la forza è buona. Bella giocata di Dino che va ad appoggiare, forse due ci sono già. Questa no, questa si apre, avendo lavorato il ganascino, restano due punti. Renato Zanga, sono a Dino Carrara, 20-52. Nulla di fatto, tutto sotto, si va a punto, dunque... può giocare in tutta scioltezza il nostro Zanga, che mi pare che appunto questa sera stia giocando abbastanza bene rispetto a tante altre sere. Colpisce. Giocare in due modi Zanga qua, anche se questa mi pare che se ne sia andata. Vediamo. È rimasto rosso il punto, gioca l'ultima Dino Carrara. Deve assolutamente sbagliarla. Infatti la mette bene, anche se è un po' stretta. Gioca sostenuto. E il punto lo prende. Questa volta questa credo non arrivi più. Uno, due. Cinquantaquattro a venti. Ed eccolo il tiro. Zanga finora non era mai entrato nel castello e questa volta lo indovina. Tiene 10 punti validissimi, 64. Sessantaquattro a venti. Non rischia nulla. Io lì avrei tirato un bel retro, perché 20 a 64 si poteva anche tentare. Zanga invece qui deve chiudere, ha tutte le ragioni per farlo, il suo vantaggio è cospicuo.
Vediamo se Carrara potrebbe fare punto e buca, invece non va, non è serata per Dino Carrara. Anche questa non è precisa, altro errore. E possibilità di chiudere qua, ha la possibilità di chiudere con un 3-6. Questa c'è. Partita velocissima che si sta chiudendo con questa che fa correre qualche brivido, ma poi arriva 3-6, 70-20 e la partita finisce qui, i primi due punti alla nostra formazione. Si riparte con la seconda, con Angelo Algeri che va alla prima bocciata, attenzione che lavora il Ganascino ma non porta nulla. Andiamo a vedere la composizione: Angelo Algeri e Claudio Foresti per la nostra squadra, Cristian Agazzi e Marco Pedrini per la formazione del Circolo Einars, seconda squadra. Ed è proprio il giovane Pedrini che va all'accosto e gioca anche bene, ha curato proprio lo spostamento anche del pallino su nella parte alta. Adesso vediamo Angelo che cerca di prendere subito il punto, ci riesce forse. Dunque, vediamo Pedrini se questa tocca il pallino, no, invece però sfugge via, ancora bianco. Ancora bianco. Giocano l'ultima, anche questa non fa il gioco e dunque c'è la possibilità di un 2-4 per Claudio, però scappa via, forse ritorna, vediamo. E sono i primi punti della partita, naturalmente si parte con il punteggio di parità. Bravo Angelo, colpisce bene, 10 punti, tiro dolce, quasi una carezza verso il pallino. Thank you.
intanto ci siamo portati sul 14, non arriva nulla, è stata un po' troppo bassa, se prende un po' pieno il pallino faceva davvero tanti e comunque fa gioco. Siamo sul 14-0. Retro, lo trova, riesce a prendere il punto anche se il pallino passa lontano. La gioca bene però, bellissima giocata col brivido, ma gioca un bel punto. Bravo, bravo, bravo. Facciamo i complimenti a questi giovani emergenti. Se prende il pallino lo fa, gioca bene, uno di sicuro c'è, vediamo Pedrini. Cerca il retro al pallino, lo trova giustamente. Del punto Claudio, bello, solo allargare, infatti eccolo lì, 2-4 per la coppia ragazzi Pedrini. Ah, Madonna che stupite. Questa volta forza un po' il tiro, beve 10 punti, anche un po' sfortunato perché se abbatteva i 10, il pallino è arrivato primo nei birilli, prima dalla boccia, dalla boccetta.
Angelo il terribile, 44-38. Si è preso il punto, una gran bella giocata. Gioca di giustezza, Claudio Foresti, dopo la bevuta di prima di Pedrini ci ha dato ancora un margine di vantaggio, è ancora un bel accosto, eh. Sei 38. Ancora pallino al contrario. Bravo Angelo. Giovane Pedrini, forse un pochettino stretta, però può far gioco se prende, no. Punto. Abbiamo ancora la boccetta di vantaggio, questa è un po' bassa, eh? Però non si sa mai che la carambolina, eccola lì. Anche Cristian la candela storta, se prende la rossa scarica il pallino, non so se l'ha preso. Vediamo se Claudio riesce a incunearsi lì in mezzo, forse è corta, vediamo. Thank you.
36-40. Tutto, no, la boccetta è nella parte superiore. Claudio, prendi il pallino, bella, leggermente lunga ma lontana, quella che può essere il pericolo di una giocata di seconda. Sembra un pelino corta, però non si fermano mai. Corta. Giocano la terza, gioca bene il giovane Pedro. Bella anche questa. Vediamo se c'è spazio per bassa, però riesce a toccare. E adesso attenzione, perché Angelino vuol fare le giocate di prestigio, anche questa non gli riesce, ma la forza è quella dei 3-6 che non sono assolutamente pochi. 52-42. Resta in piedi. Cerca il retro, ragazzi, non sbaglia. E adesso è pericoloso, vediamo. Eccola, forse questa è sufficiente perché può anche toccare il pallino. Fare il gioco. Adesso vediamo come gioca Cristian.
corta. Due, quattro i bianchi che vanno a 60, il filottone più il birillo di rimessa e la partita finisce. La spigolata vincente questa volta, Quattro punti nostrani. Ogni tanto ci vergogniamo a segnarli, però... ...64-46... Scappa via del tutto la rossa. E adesso bisogna chiudere, se è leggermente lunga è meglio. Sei punti dal 5-0 sarebbe per noi un grande traguardo, però teniamo duro, vediamo, e là, qui gira un po' tutto, mamma mia, ci è mancato poco che restasse sotto i 10 di colore. Vediamo. Forse resta fuori. Aspetta che guardi. 3-6, 52-64. Partita comunque ancora aperta. Poi con questo ragazzo che tira come gli ultimi due pallini, beato lui, colpisce gli ultimi due pallini, colpisce mezzo. Resta ancora bianco,
tratto troppo preciso sul pallino, entrava in mezzo, sicuramente l'avrebbe fatto. Che questo non è, prende il pallino, lo prende, due boccette di vantaggio. Questa non si abbassa più, non si alza più. E adesso è veramente difficile. Bisogna prendere metà pallino. E non va. Sto stretta, vediamo. 2-4, 56, 64. Fatto. Tiene anche un bel punto, Larga. Riperdiamo ancora il punto. Sulla boccetta di vantaggio ce l'hanno i nostri avversari. Se ne va. Questa è larga. Questa è larga. Tiene un altro punticino qua. Si va sul 60, 68, a 56, manca una lettina. Ed eccola qua. Ed eccola qua, finisce qui, 10-70-56, 5-0 per noi signori, capita di rado, grande vittoria. Ed eccoci dunque
alla terza partita con Arturo Bertulezzi con la maglia verde del Circolo Enars, opposto al nostro Ezio Foresti. Secondo accosto per il diritto alla bocciata, partono da meno due i nostri avversari, perché Arturo Bertulezzi è di categoria B. Bello, tutti e due, grandissimi accosti, way. E li vince, il pallino lo vince Ezio Foresti, che gioca con le boccette bianche. Bello il tiro di Ezio, due bei punticini. Mi ricordo che poi i primi che arrivano a 60 lasciano il posto a Marino Caffi e il sottoscritto per quanto riguarda la squadra con le boccette bianche, Nicola Coria e Giuseppe Maffeis, i nostri avversari. È arrivato anche Maffeis, che era l'uomo più atteso. L'accosto Ezio, leggermente lungo ma bello, perché colpisce come voleva. Gioca di seconda Bertulezzi, tre sponde, forse leggermente stretta, però tiene bel punto. E adesso bisogna chiudere e bisogna lasciarla sotto. Stretta, così lasci lì l'autostrada Bertulezzi. Erroraccio, deve far altro che spingere il pallino, per fortuna sbaglia anche Arturo Bertulezzi. Deve portare giù il pallino in fondo. Ehi! L'uomo dal brivido. Due pari, siamo sul 4-0, grande regalo da parte del buon Arturo. Attenzione la rossa che entra nel giro, beve 4 punti ma ne arrivano ancora col pallino e sono tanti, no, passa in mezzo. A quota 8. Pallino in cima, classica giocata, bisogna mantenere la boccetta di vantaggio. Ehi, grande, grande retro di Ezio Foresti, 8 punti, davvero giocati bene, tra l'altro ottiene anche i 2 punti sul pallino, 16-0, bel inizio. Si va al 60, poi c'è il cambio. Non rischia nulla. Bertulezzi dice io vado a punto, l'ha messa bene, c'è una giocata da fare, per deve prendere mezzo pallino verso la sponda,
è difficile così, vediamo, preferisce andare all'accosto, lo prende, bravo. È importante adesso non vendere dei punti. Vediamo cosa fa Bertulezzi, appoggia la bianca, se dovesse riuscire a passare lì in mezzo anche Ezio, anche toccando il pallino, via la prima rossa, il punto resta bianco, lo tiene, 1-2, 18-0, buona la partenza del nostro portacolori. Ah, attenzione, questi sono tutti bevuti, eh. Otto punti bevuti, aveva preso sei punticini ma è finito in buca. Del resto il vecchio regolamento prevedeva sempre questo, adesso cambia soltanto quando si riesce ad ottenere il bel filotto, che la buca conta soltanto i due punti di buca, non si tengono, non si tiene presente. La giocata è bella, però non troppo, si larga così. Colpisce bene comunque. Avesse giocata al di là dei birilli. Ancora una boccetta in buca a Arturo, che stasera ci sta sorprendendo. Grande punto. Una ciascuno in buca, dunque la boccetta di vantaggio ce l'ha. Arriva più. Può fare adesso il gioco, vediamo. Peccato che però ha giocata forte. 1-2, 10-20. Benvenuti, ma non va. Benvenuti a Leon Bar. Posso dire una cosa? No, grazie. Questo qua lo fa. No, questo qua non se ne gioca. No, no, proprio questo. Bravissimo, bravissimo il nostro Ezio, che trova un bello sfaccettino alla boccetta, del resto era infilata. Siamo sul 28-16. Grande! Qui si pennella questa sera, eh!
6 punti. ...22-28... partita velocissima. Da colpire mezza, non forte Ezio, c'è. Oh, uno ai rossi, colpito il pallino, non la rossa. È bello il tiro, stavolta colpisce bene, se arriva, forse, no, arriva, forse è corto, arriva. 4 punti, mancato proprio pochissimo, siamo sul 28 pari, la rossa è buona. Bellissimo il tiro di Ezio che prende il castello, tiene anche il punto, ritorna in vantaggio 34-28. Partita velocissima. Prova ancora col retro. Arturo. Leggermente corta, ma comunque è un buon punto questo. Se prende sotto sponda, la sposta. Vediamo. La prende piena invece. Questo è l'inghippo. Resta bianco. Scende candela storta. Questa mi sembra abbastanza lunga. Ci può stare anche Ezio, lì è importante adesso prendere i punti, almeno 2. Uno di sicuro c'è, corta per il secondo, però può giocare ancora. Questa, se tocca il pallino, lo vende. 2-4, 38-28. Dunque, ancora margine. 10 punti da gestire. Ancora un bel tiro, questa volta però tutto resta nella parte inferiore. Bellissima la giocata del nostro Ezio. Bertulezzi, il suo accosto è buono. Ancora. Dunque l'importante è tenerlo lì. Non concedergli troppo.
bella, bella, bella. Può sempre giocare il pallino in fondo, eh. Arturo infatti lo tenta. Resta lì, due bei punti. Bisogna giocare dietro il pallino questa, eh. Bisogna giocarla dietro il pallino. È l'unica strada. È un po' lunga Ezio. Però forse non tutti i mali vengono per nuocere, perché potrebbe... infatti... c'è venuto anche un bel punto, ma soprattutto ha chiuso la via all'avversario. Vediamo cosa decide di fare Bertulezzi. Candelina storta, ma prende la sua. E invece no, gioca bene, gioca bene. Sono 2-4 dunque, arriva ancora, attenzione perché arriva il filotto questa volta, sono 10-14 punti da segnare, 42-38, 42-38, non è assolutamente compromesso niente. La partita è ancora molto aperta. È arrivato anche il signor Gino, terminato la sua partita a scopa, dove la fortuna gli ha sorriso. Qui rosso il punto. Consecutivi parte di Ezio, che adesso va a giocare retro e qui ne beve 11. 49, chiedo scusa, 53, va a 59 giocando i tre punti, può giocare addirittura i 10 di colore, invece rinuncia. Attenzione alla buca, non va. 2-4, sono 11-15, 57-42.
grande il tiro di Ezio, due punti soltanto alla quota 40. Bravo il nostro Ezio che riesce ancora a prendere il punto. Resta Rosso, se ne fa due, Bertulezzi chiude la partita, così è infatti 61-40 e adesso andiamo avanti noi e andremo a vedere che cosa succederà contro Nicola Coria e Giuseppe Maffeis, tutti di categoria C, dunque partita aperta anche se dobbiamo recuperare 21 punti. E qui vedete subito la prima bocciata di Beppe Maffeis che ottiene, no, non ottiene nulla, pensavo fosse riuscito a ottenere i due punticini, invece non succede nulla. Pallino che resta nella parte inferiore, davvero di un non nulla e adesso, ah no, è buono, cominciamo a andare alla prima bocciata da dimenticare, meno male che non, almeno non bevo. Ho già visto che sicuramente non è la stessa serata dell'ultima partita. Qui cerco il retro, trovo almeno un 2-3. Andiamo a 43, a 61. Guardo un po' la telecamera, se funziona, del resto... Voi sapete che queste partite, niente, si posiziona la telecamera sul cavalletto, si inquadra il tavolo, il biliardo e adesso il commento lo sto naturalmente facendo dallo studio. Caffi che va all'accosto, non è certamente facile riuscire a recuperare 18 punti, Coria e Maffeis sono due buoni giocatori, non sono per carità di categoria, però sicuramente sono due giocatori diciamo abbastanza tosti. Qui hanno la boccetta di vantaggio loro, Caffi che gira col suo straccetto, gli serve un po', di solito lo straccetto, l'ho già detto, serve soltanto per asciugare le boccette, lui lo usa un po' per tutto. Vabbè, intanto vediamo Maffeis, forse questa tocca la rossa, però la carambolina lo aiuta. Carambolina lo aiuta, 2 per noi, 45-61, andiamo a meno 16, dai. Purtroppo lo anticipo, non è serata per quanto riguarda la bocciata al pallino, e infatti vedete anche questo. Tiro piuttosto diritto, riesco a mantenere almeno stare lontano dal castello e non bere. Maffeis va all'accosto,
Tanto vi ricordo che siamo sul 5-2 per noi con il punteggio. Abbiamo vinto la prima e la seconda, 2 punti alla prima, 3 alla partita alla seconda, quella in coppia. E poi Ezio Foresti l'avete visto poc'anzi uscire sconfitto dalla prova contro Enrico Bertulezzi. Qui riesco a tenere un bel accosto, ma Maffeis subito me lo disfa. Questa bocciata da brivido, ho visto subito come si era messo, che poteva andare a prendere, infatti spostarsi un po' più nella parte centrale, nella parte angolata, anche questa non è che passa appena appena, guardate, anche se poi va vicino al pallino, anzi va al di là del pallino, però è passata appena appena. Vabbè, comunque questa è andata. Coria ha 2 boccette di vantaggio, non è che possa fare miracoli, perché cercare di alzare quella lì poteva farlo, vedete che infatti bisogna stare un po' più nell'angolo, l'ha lasciata in piedi anche lui, però il punto lo trova. Questo è il secondo, credo, però forse se prende il pallino butta fuori l'altra rossa. Vediamo, uno, forse solo uno, non lo so, mi ricordo. No, 2, 65, 45. Maffeis alla bocciata, rimpallata, e dunque a questo punto noi con la nostra sintesi andiamo un pochettino più avanti. E vedete anche dalle immagini, per quanto riguarda il tabellone luminoso, non è che ci siamo mossi molto. Loro sono andati a 71, sono sempre 24 punti, ce ne aveva consegnati 21 da recuperare, siamo sotto di 3 punti, ma siamo sotto in totale di 24. Vabbè, però forse qui abbiamo l'opportunità di guadagnare qualcosina, visto che loro stanno giocando l'ultima. Vediamo cosa fanno, se va in buca la bianca, eccola lì, infatti adesso qua bisogna rompere. 2 punti, Marino che cerca di alzare, dai che è andata bene. 2 punti, uno preso, vabbè, se ne può fare 2-4. Siamo a 51-73. Purtroppo è qui che manco, e infatti ancora il tiro diritto, questo perlomeno abbastanza pieno, però senza costrutto, e dunque si riparte. Purtroppo non riesco a centrare il castello con Maffeis che va all'accosto. Qui lascia spazio anche al sottoscritto. Non è corta corta, però forse lo tengo. Infatti vedete, non è corta corta, però sono riuscito a tenerlo il punto. Ci prova anche Maffeis ancora. Questa è sicuramente migliore. Adesso siamo nelle mani del nostro Caffi. Era giocata bene, se la spingeva un po' di più. Lì bisogna pizzicare la rossa dalla parte verso la sponda, nemmeno troppo forte, è un po' larga, un po' larga, un po' larga, un po' larga, infatti passa, se ne va.
vediamo, questa è un po' stretta, però è migliore sicuramente, anche se è corta, infatti questa è ancora rosso, non sa mai che cosa vogliono giocare. Vediamo Coria che sta cercando, oddio, possono tentare, però come fanno ad alzare la bianca che è sotto il pallino, come fanno a spostarla? Sembra davvero difficile, però forse ci provano. Bandierina storta. Beh, oddio, possono prendere il pallino. Se toccano il pallino così come hanno fatto con questa boccetta, il pallino scende, loro fanno il giro. Infatti ci prova, sbaglia, meno male, anche Nicola Coria addirittura ci lascia un punto, lo vedo. Ah no, però rientra questa. Vabbè, 1-2 per noi. 2 dice Maffeis, molto brillante Beppe Maffeis. 55-73, riduciamo ancora, però manca qui. 2 punticini, dai, quantomeno sto trovando la via. 57-73, sono a meno 16. Ci lasciano spazio anche i nostri avversari, dunque possiamo giocare. Ecco, qui è, ecco, vedete il gesto emblematico. Io non ero d'accordo con questa giocata. È bello che lui, Marino, ti dice no no, gioca così, pam, allarga eccetera eccetera, ma se uno non la vede, no, cioè secondo me lì bisogna venire giù a punto. Non è che siamo dietro di molti molti punti, sono 16, possiamo recuperare. Se questa qua viene giù in fondo, no, è andata bene che prendiamo il punto, ottiene anche 3 punti, no, 2 perché l'ha colpita, ah no, 2-3 perché chiaramente ha fatto il giro giusto, 3 punti, 60-73. Però io li mettevo un pochettino in croce, se facevo un bel punto dovevano anche loro. Vabbè, comunque ha avuto ragione lui. Sto guardando se il pallino a riuscire ad alzarlo è dritto verso i birilli. C'ho la bianca che però mi disturba. Non è male, non avevo giocata male, però l'ho giocata un po' troppo stretta. L'avessi preso solo il pallino sarebbe stata nemmeno male, che l'ho giocata un po' forte. Vedete che si è scaricato, troppo facile per loro. Hanno una boccetta di vantaggio, che è quella che avevano all'inizio. Cioè non è che possono fare chissà che cosa. Questa è piuttosto bassa. No, dai, è rientrata, bravo. Vediamo cosa fa Nicola Coria. Gioca anche lui di precisione, se riesce a toccare la bianca o tocca il pallino, così invece mi fa 2 punti. Ha giocata bene. 77-60. Vediamo questa bocciata, poi con la sintesi andiamo un pochettino più avanti. Beppe Maffeis, anche lui, però forse arriva, no, passa in parte, dai, niente di fatto, andiamo un po' più avanti con la nostra sintesi. E qui abbiamo la boccetta di vantaggio, vedete che più o meno siamo ancora lì, 70-81, anzi siamo abbastanza vicini.
qui ottiene credo un bel punto, credo, vediamo, si controlla, ma mi pare che il punto sia preso. La gioca bene Coria, anche se però vedete rimpalla nella maniera giusta. Caffi che elabora un piano. Ha detto che lì non ci arriva, va bene. Prima che la molli la boccetta ce ne vuole, eh. Questa lo fa soltanto se fosse stata leggermente più lunga, lo poteva ottenerlo il punto, così no, sicuro. E riuscire a metterla lì, anche se è pericoloso perché infatti è stretta, meno male che butto dentro questa, però se loro adesso spingono il pallino sono sotto di 3. Bisogna vedere di chi è il punto, vediamo, ma la giocata ce l'ha lì Coria, l'ha vista, lo sa che se tocca il pallino almeno due li ottiene. Mi sembra un pochettino stretta anche questa, però rientra. Caffi mi toglie la visuale. 2-4 credo, infatti 85-70, non riusciamo a recuperare il gap. E adesso ottiene ancora due punticini, ma Face ritornano a più 17. Un po' troppo larga. Vabbè, la forza era giusta, però dovevo indirizzarla dietro bene. Qui lascio spazio anche all'uomo di Selvino, arriva da Selvino lui. Tiene il punto. Caffi, va lui all'accosto, lo tiene. Vediamo cosa fa Coria, qui fa toccare la sponda, se prende bene la bianca lo fa, infatti è una giocata bene questa, era l'unico modo per ottenere il punto, adesso lì bisogna giocare, se scarico la rossa scarica il pallino, però bisogna arrivare là giusti giusti, non così di sicuro. Bisogna prenderla giusta, fa il calcolo, se il pallino va in buca Caffi la prima cosa bisogna passare da là dietro. Questa è corta forse,
però se passa dietro, no dai, lo fa, bravo, tiene il punto. Adesso vediamo Coria che cosa decide. E non è facile, che lui dice se il pallino va. E c'è sempre da ragionare su ogni punto, vuol dire che stiamo giocando abbastanza bene, nel senso che anche noi cerchiamo, non è andato in buca, però è rimasto nostro, 72-87, vediamo se è la volta buona, no, anzi, questo non ci voleva, vado al rimpallo e bevo 5 punti. E allora andiamo avanti con 72-92, andiamo avanti con la nostra sintesi. Una partita piuttosto lunga, abbiamo recuperato ancora 84-94. Adesso però hanno due boccette di vantaggio i nostri avversari, dunque situazione piuttosto delicata. Vediamo Caffi. Vabbè, non è che possono fare molto, ma sicuramente alzare il punto adesso potrebbe essere pericoloso. Questa se ne va. Adesso Coria va all'accosto. Lui cerca 2-4, con questo forse è andata via quella. Si prova con questa. Allora, 1-2, vediamo, penso 2-4, infatti 98-84, sempre quei 10-15 punti di vantaggio. Qui, mamma, questo mi sa che arriva un filotto qua, un filotto nostrano, eccolo qua, 98-806, l'hanno fatto anche loro, così. 106, mastichiamo un po' amaro, adesso sono tornati a 22, un po' lunga questa, mi ricordo che si va al 120, purtroppo una partita lunghissima, ma qui la colpa è soprattutto mia che non ho assolutamente mai centrato il castello. Bell'accosto. Vediamo cosa decide, cosa decidiamo. Vediamo questa giocata. La carambola sulla bianca mi ha aiutato, dunque resto con il punto. E adesso vediamo Nicola Coria, ma Fais le ha già giocate le sue due. Candelina storta, che è sempre una giocata che ricorre spesso, è anche bella. Ce le ha Caffi, vediamo. Bisogna giocarla stretta, non è male, non mi sembra male, ecco le sue manovre, bravissimo, bravo Caffi,
giocata bene, tre punticini restano lì. Siamo sull'84 a 106, certo quel filotto là ci ha rovinato un po', quello lì è uscito un po' di sghimbescio. La gioca bene ancora Coria, oddio, entrare lì, vabbè, quantomeno ci aveva a tenere il punto. Riuscire a entrare lì, ne fai almeno 3, 3, 6, 1. Uno solo. 86 a 106. Adesso fa lo spiritoso, Caffi mi dice vuoi tirarlo te. Vabbè. È difficile giocarci assieme perché... Comunque va bene così, 86-106, lo punta Caffi, non la molla mai, però un bel tiro, non arriva nulla, ma il tiro c'è. Quello che più ci inguaia è che il pallino va nella parte superiore, resta un'occasione ghiotta per Maffeis. Cerca il passaggino alla boccetta, rimpalla e lì bisogna essere decisi. Pallino. Venerdì sera, di solito si gioca il martedì, il venerdì c'è sempre pieno di ragazzi. Sono anche esuberanti, ci mancherebbe, fanno bene, anche la loro esuberanza è questa. Poi passaggio dalla parte di là e da questa parte sono le porte che vanno sulla veranda esterna dove i fumatori si trovano a loro agio. E Maffeis intanto continua a martellare e a crearci grattacapi, diciamo così. Caffi, questa di sicuro il punto non lo prende più. Questa nemmeno. Vabbè. E strada in discesa per Coria che non si fa pregare a fare un 3-6 che li porterebbe a 112. E dunque il nostro distacco aumenta sensibilmente. Eccoli qua. C'ha tutte le sue teorie. Caffi mi ha rimproverato non solo una volta perché ogni tanto gli dicevo bravo agli avversari. Ho detto non si deve mai dire altrimenti loro si esaltano. E meno male che Maffeis non ci castiga, va in buca. Due punti per noi. Dobbiamo andare all'accosto, una situazione disperata quasi, 88 a 112. Ecco qui, cioè io non dovrò dire bravo agli avversari, ma lui non può tutte le volte dirmi vieni su di lì, vieni su di là. Qui si tratta di fare il punto dove uno la vede, poi ognuno ha la propria teoria. Io qua, piuttosto che mettergliela dietro, gliela metto sempre davanti. Ha visto che l'avevo giocata davanti, mi ha detto era meglio dietro.
ma ognuno la vede a modo suo, eh. Questa purtroppo è un po' la carenza da parte di Caffi, perché se uno la pensa così deve gioco forza giocare da solo, perché poi uno una giocata la vede in un modo, uno la vede nell'altro, e non è che facendo così piove sul bagnato. Questa è... Intanto c'è Maffei qua davanti che ci copre un po', vediamo dove è andata a finire. Ha alzato il pallino, tutto sommato è buono, ma se Coria tira giù il pallino, a parte che farne 6, infatti gioca per i 6, 3-6, hanno 118 e la partita è finita. 2, ah, uno in buca, non ci pensavo. 2-4, 116, cambia poco. Avevamo anche la boccetta di vantaggio. Vabbè, 116-88. Nulla di fatto, a meno che il ganascino lavori, invece no. Purtroppo l'errore più grosso è stato proprio questo, non aver mai centrato il castello. Sarebbe stata un'altra partita, ma non sempre le ciambelle escono con il buco, come si dice. Qui tento uno sfaccettino, ecco. Rimpallo, Caffi sbuffa. Uscire il pallino dai ranghi. E non so, stiamo giocando a biliardo, sembra che stiamo giocando una partita che è come tutte le altre, sembra che stiamo facendo sulla casa. Non riesco a capire questa trasformazione. Quando c'è da giocare si può sorridere lo stesso, se si sbaglia, se si... Non riesco a capire questo modo di voler per forza vincere, che poi vincere o perdere, che cosa cambia? Che cosa cambia lo sanno solo loro, però d'altronde loro è gente che si vede che non riesce a mettere la sconfitta. E qui adesso attenzione, perché questa me la ricordo, perché Nicola ci dà una grandissima mano, guardate, va a bere il filotto e di retro sono 11 punti più 2 sul tappeto, sono 13. E insomma questo ci rende un po' meno amaro, la situazione, 111-116. Buff. E arrivano ancora 4 punticini, li ha giocati così, 105, dai. Non siamo ancora morti, come diceva quello là. Beppe Maffeis non vuole sorprese, scende a punto leggermente aperto, forse ci stiamo anche noi. Come in questo caso da dietro suggerisce da che parte devo scendere. Ma se io la vedo così, devi farmi scendere da che parte che io vedo la giocata, poi tu la puoi giocare da che parte vuoi, poi potremo discutere che andava di qua, andava di là, ma... Vabbè.
È vero che io sono l'ultima ruota del carrettino, però pam, spacca su, pam. E dice, qui vieni giù, spacchi, ma che cosa staremo a discutere? Se fai il punto bello magari li mettiamo in difficoltà. E invece lui ha detto che bisogna fare pam, e se questo è giocare al biliardo, allora punto lo prenderanno sempre loro, no? Se invece faccio un bel punto, forse li metto in difficoltà. È una mancanza di teoria questa, eh. Boh, ognuno la vede come vuole, uno la teoria la intende come la intendo io. Adesso se questi fanno, se lui non la gioca bene, fanno i quattro punti, loro sono fuori, noi siamo dentro. Amen. Tanto era già destinata, come io qui ho evitato di dirgli che cosa deve fare, tanto quello che bisognava fare l'aveva già deciso prima. Forse è già rosso. Deve solo toccare un po' il pallino o semplicemente anche tirar giù, tentare di tirar giù la bianca. È più rischioso, però gli mancano 4 punti. Cerca di toccare il pallino, se viene forse non è sufficiente, però vediamo. Uno c'è. Arriva l'arbitro federale, adesso si accorge che forse sono due, allora si sdrammatizza. C'è sempre questa voglia di tra le altre cose a me dà fastidio perché ti rende antipatico. Credo siano solo due, sì, uno solo, uno due insomma. 118, 105, c'è ancora una speranzucola. Ma ha dato segno di tranquillità. Ancora discussioni su quello che bisogna fare. Non si può su tutte le giocate discutere. Non si può. Uno la vede in un modo, uno la vede nell'altro. Io, vabbè, rinuncio. Fatto un bel punto. Ha ragione, disturbiamo anche Maffeis. Litighiamo fra di noi, come faremo a vincere? Litighiamo. Discutiamo per delle cose che sono inesistenti. Questa se prende il pallino forse lo faccio, no, lo faccio lo stesso, piuttosto lunga però. Prendo il punticino. Sono sicuro che era bianco, eh. Sono sicurissimo che era bianco. C'è Angelino che misura e dice che allarga ancora. Chiaro che loro avere la biglia, la boccetta di vantaggio. Per loro vorrebbe dire bianco. Ci prova Nicola, anche un bel punto, però è lunga.
È lunga, 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 lunga. Gioca l'ultima. Anche questa è lunghetta. Vediamo cosa decide. Io non proferisco parola. Cioè, va a giocare il retro sulla rossa, la sua intenzione è questa. A parte che è corta, ma poi quella lì è la posizione per giocare il retro. Ancora, eh? Il retro da quella parte qua, sulla rossa. Cioè, credo che poi ognuno può discutere e fare quello che vuole, ma io cominciavo a fare, se riuscivo, 3-6 e andavo a 111 e con un eventuale 10 potevamo discuterla ancora, invece così dopo ognuno fa come vuole. Rivedendo la giocata sono sempre più convinto che tutto buono, una partita, lo dobbiamo dire, interminabile. E qui fa una bella giocata Maffeis, che fortunoso, perché il pallino quasi resta lì, invece guardate dove lo va a mettere. Ecco, qui mi ha detto spara. Pim, dentro. Cioè, ma non sarà giocare al biliardo, pim. Cioè, non sarà questo il giocare al biliardo. Questo è il gioco del biliardo. Pim, ci sono 25 centimetri di punto. Se riusciamo a ottenere il punto lì davanti al pallino o anche lì in fianco, la boccetta di vantaggio l'avevamo noi. Non ho parole. È bello che poi la discussione è continuata anche dopo e mi ha detto che ho sbagliato. E adesso con la boccetta di vantaggio, anzi due boccette di vantaggio, credo che la festa sia finita. Buono l'accosto. No, perché se non ce la sentiamo di fare un punto di 25 centimetri ci conviene andare a... Va bene, finisce qua, dunque 5-4, comunque riusciamo ad ottenere un punticino di più rispetto ai nostri avversari. Con questo è tutto, amici appassionati di boccette, ci vediamo settimana prossima. La nostra azienda è specializzata nella produzione di componenti meccaniche di precisione, con lavorazioni particolari come tornitura, fresatura delle singole parti. Operiamo nel settore delle lavorazioni di precisione per conto terzi, con lotti a disegno e parti complete di impianti già assemblati. Il nostro reparto produttivo è costituito da macchine per taglio, tornitura, fresatura e lesatura per piccole e medie serie. La qualità finale è rigorosamente controllata e quindi garantita. Ci trovi a Comenduno di Albino sulla via provinciale, telefono 035 75 5260.